Alessandro Valletta. Un attimo, mi preme dire qualcosa su Sandro, che oltre a essere un mio amico, parlo senza microfono, intanto qua, è comunque anche un docente di antropologia della marginalità, è stato autore di diversi libri anche del disagio sociale, e con lui ho un rapporto personale. A livello politico spesso ci scorniamo e tutto il resto, però sulle cose che lui fa, sugli impegni che mette verso la famiglia, verso il disagio, sulla conoscenza, sulla cultura, sulla ricerca delle cose che in un certo senso vede come proprie e cerca di trasferire agli altri. Io so che è stato insignito anche del premio nazionale alla cultura nel 2005, quindi non stiamo parlando di cose minime, stiamo parlando di un personaggio che sicuramente di cui sentiremo parlare ancora molto. Ringrazio per essere stato presente. Devo ricordare pure che è stato anche animatore dell'oratorio, so che lui questa cosa ci tiene a dirlo e quindi mi passo la parola. Prego. Allora ringrazio Renato che mi ha dato l'opportunità di presentare il suo libro. Già qualche tempo fa me l'ha accennato, ieri sera mi ha consegnato una copia e mi ha detto domani di venire, vabbè, senza impegno, vediamo un attimo se ci riesco. In effetti ci tenevo a presentarlo perché per me è sempre un piacere e un onore parlare e dare qualcosa ai cittadini di Valle Ronca, perché anche se non sembra mi hanno dato molto nei 2 anni di catechesi, qui vedo anche la sorella di Rinato che è stata una delle mie allieve al catechismo. Leggere questo libro ieri sera di corsa, ho visto tanta gente citata, il dottor Remo Sarucci, Palozzi Telesforo, Sito Lucci, che in pratica mi ha visto crescere come catechista, e altre persone che vedo qui, mi ha riportato indietro nel tempo, mi ha fatto ricordare tante cose belle. Questo paese mi ha dato qualcosa, e io ne parlo sempre con piacere e sempre quasi con commozione, perché vedo ancora adesso, dopo 20 anni che non sto più a svolgere il ministero di catechista, c'è gente, anche anziani, che mi salutano, mi rispettano, eccetera. Poi un altro legame sentimentale, che mio padre qui ha fatto il collocatore per 13 anni e quindi ne sono veramente contento e felice. Che cosa dire dell'opera di Rinaldo? Secondo me è stata un'idea veramente geniale di scrivere questo libro. Forse è una cosa che manca. Per noi lettori è un'occasione per conoscere e apprendere fatti e avvenimenti che sono il DNA non solo del nostro passato, ma soprattutto del presente. In questo caso Rinaldo non ha scritto un libro sul passato, ma un'opera che permette in primis a voi villesi e a tutti noi e a tutti gli studiosi di conoscere meglio la società attuale tramite la realtà socio-culturale amministrativa dal 1946 ai giorni nostri. Con il suo lavoro Rinaldo diventa testimone sensibile di un tempo e di una vita che ci sembra distanti anni luce, ma che sono sempre attuali per noi ormai entrati nel terzo millennio e che viviamo in un mondo dove il concetto di polis, io lo intendo come villaggio globale, cattura quotidianamente non solo il tempo ma lo spazio che ci circonda. Gli argomenti trattati riescono in maniera chiara ed organica a conciliare non solo gli usi e i costumi, ma in senso storico raggruppano la concezione di quella polis greca intesa come cosa pubblica, pubblica amministrazione nel tempo e nello spazio. Insomma, il lavoro del nostro concittadino rispecchia una realtà che rivisita il corso storico della vita della splendida comunità di Villa Valle Ronca in mezzo secolo della sua storia. Un plauso va fatto per l'impegno certosino profuso nella ricerca di notizie ormai storiche, potremmo dire, con una notizia di particolari che sembra fatta così come per alcune opere artistiche. Fondamentali sono state le ricerche storiche, ma soprattutto l'ascoltare, dono che secondo me hanno pochi, i racconti delle persone che hanno vissuto tali eventi e che sono stati determinanti per la stesura di questa splendida opera. Rinaldo in questa fase ha svolto un grande lavoro di ricerca di archeologia archivistica orale, la chiamo io, e con la saggezza del buon archeologo ci ha consegnato questo reperto che Villa Valle Ronca dovrà conservare gelosamente come testimonianza storica. Il libro si legge con infinito piacere ed interesse da parte di quei lavori che, mentre lo leggi, ti prendono in toto e non possono essere lasciati a metà. Tutti indistintamente dovremmo essere grati a Rinaldo Bianchi per la sua volontà e la sua passione, profusa nel farci conoscere la storia fuori del tempo. C'è da dire a suo merito che con il suo lavoro l'autore
riconsegna a tutti noi una Villa Vallelonga ancorata alla storia di ieri e di oggi, al suo passato, pronta ad accettare il nuovo con la sensibilità che ha sempre contraddistinto la sua gente. Concludo ringraziandovi per l'attenzione prestata, augurando a Rinaldo i migliori successi e le migliori fortune, e spingendolo, come ha detto il sindaco di Cesare, a continuare a dare i suoi alti e qualificati contributi che ha sempre dato alla vita del nostro e del vostro paese. Leggendo quello che ha scritto alla fine della premessa, che mi ha colpito moltissimo e che vi prego di meditarci su per sperare in un futuro migliore, in un mondo migliore per tutti noi, Rinaldo scrive: forse la conoscenza del nostro recente passato, che cerco di narrare con questi miei ricordi, può lasciare una traccia futura per non ripetere gli errori già fatti, e capace di guidare i futuri giovani verso sentimenti di pace, tolleranza, fratellanza, amore e moderazione che tutti noi dovremmo avere affinché le cose vadano per il verso migliore. Spesso l'esperienza aiuta, e spero che quella che io cerco di tramandare sia una buona base per le iniziative di cui il Paese necessita. Il progresso non attende, ma tutto insieme diventa possibile. Grazie.